Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Scorchlands, un gioco uscito su Steam il 25 di luglio di quest'anno. Costa veramente poco per quello che ha da offrire, perché costa 11,79€. È in italiano, lo avevo provato prima dell'uscita e non avevo ancora la lingua italiana. Ha qualche, diciamo, difettuccio di traduzione, mi fa pensare una semi-automatica traduzione o comunque che c'è ancora qualcosa da risolvere, almeno ho visto delle cose. Ed è un gioco di gestione delle risorse, è un gioco, un base builder, se così vogliamo, su una mappa esagonale, ma è molto particolare. Sappiate che ne vedremo una minima parte di quello che il gioco ha da offrire in questo video, perché il gioco è veramente molto ampio. Inizio solo col dirvi che la campagna, giusto per iniziarne una, Non la faremo perché vi farò vedere il tutorial che ci spiegherà tutte le cose, ma inizio a farvi vedere che praticamente la mappa è fatta in questo modo e abbiamo il nostro, diciamo, parte terraformata, se vogliamo, da cui dovremo estrarre le varie risorse. Ora, controlliamo un po' alla Dyson Sphere Program, questo un po' anche alla Factorio. Ecco, si ispira parecchio a Factorio, seppur in modo molto, molto più rilassato. Quello che voglio farvi vedere è che il pannello, perché questo poi non lo vedremo nel tutorial, è piuttosto ampio, il pannello delle ricerche. E da qui poi andremo a creare la nostra colonia e la nostra estrazione delle risorse. Ma voglio farvi vedere il tutorial perché è molto esplicativo. Iniziamo. Questo, credo breve, adesso l'ho già fatto, non è durato tantissimo. Questo è il sostituto Junior Grand Tutorial Master, il nome è Patrick, insomma il cantagallo di Robin Hood. Va bene, l'obiettivo è quello di andare sulla Luna, e quindi c'è una Luna in cielo dove potremmo poi alla fine andare. Andando indietro un po' alla Civilization, vediamo la mappa vista dall'alto, e il gioco è tremendamente diverso per quanto riguarda la costruzione, per quanto riguarda il combattimento, perché il combattimento è un concetto molto diverso e molto originale. Ora andiamo, ci fa camminare alla prima guglia, e qua vedremo diversi villaggi e ci verrà spiegato come funziona la meccanica base. Io vi dico la verità, iniziando poi la campagna ho avuto ancora difficoltà, perché il gioco va capito profondamente, perché la vicinanza di un edificio a un altro può portare a dei vantaggi oppure no. Vedete, dobbiamo andare sulla Luna, baby. Ora di indossare pantaloni lunari, ok, l'obiettivo sarà quello di arrivarci, ma ci arriveremo solo a fine tutorial. Ora, vi faccio vedere che qua vedete dice spianare, ma in realtà si parla di demolire. Quindi demoliamo tutti questi edifici che sono sbagliati, perché sono messi nel luogo sbagliato, e andiamo a costruire una, diciamo, miniera di pietra. E la miniera di pietra ci consente di andare a estrarre delle risorse. Vedete, in questo caso 2, 2, 1, e le dobbiamo mettere su tutte, ho scoperto, perché questo addirittura 4, questo si sovrappongono a quelle già prese ovviamente. Qua non me ne fa mettere, non so perché, comunque vedete che abbiamo questa zona delimitata dalla linea bianca, che è la zona di espansione massima del nostro insediamento. Ora, queste ci consentono di avere un'entrata, non esiste magazzino, cioè il dato che ci dà un'estrazione di un materiale è istantaneo. Abbiamo un'estrazione di 34, ma a breve capirete cosa intendo. Noi costruiamo adesso qui questa fabbrica di lastre di pietra, che prende, attinge, vedete in questo caso da 2, e ne produciamo 12. In questo caso ne produciamo 5. In questo caso, vedete, siamo a 30 adesso, qui 4 e qui altre 4, quindi abbiamo un residuo di 3 di pietra rispetto a quello che avevamo prima. Non abbiamo deficit, vedete? Ne produciamo 62, ce ne restano 3 liberi, utilizzabili. Ne costruissi un altro, per dire, andremo in negativo, quindi rallenteremmo la produzione, avremo delle risorse un po' sprecate. O più che altro avremo delle fabbriche di lastre di pietra che non lavorano efficientemente. Ora andiamo a fare le tavolette di pietra, e le tavolette di pietra sono un'altra risorsa, vedete ce ne fa mettere 2, bisogna capire bene
a che cosa serve? Vedete, in questo caso stiamo consumando le lastre di pietra per produrre le tavolette di pietra, quindi una e due. In questo caso, secondo me se ne potevano fare anche di più, ne avevamo ancora, però al momento i dati sono questi. Produciamo, ci restano, diciamo, come produzione attiva 3 di pietra, 14 lastre di pietra e 24 tavolette di pietra. Ora in questo caso andiamo a produrre le case. Qua le chiama famiglie, ma in realtà sono case, abitazioni. Vedete, andiamo a piazzarle e ci danno questi bonus agli edifici, perché c'è questo simbolino appunto del grado. E potenzio tutto. Praticamente la produzione di queste tavolette che noi stiamo facendo ci garantisce una produzione di punti di ricerca. In questo caso adesso andiamo a camminare di qua e ci spiega come andare a effettuare la ricerca, che si fa in alto a sinistra. In questo caso, vedete, ve l'ho fatto vedere prima perché quello che vedremo alla fine è essenzialmente questo. Nel tutorial non c'è tutto. Qui possiamo sfruttare praticamente permette di spiegare rapidamente nuove colonie teletrasportandole istantaneamente da una posizione remota. Quindi praticamente noi abbiamo fatto questa prima ricerca. La campagna inizia molto più indietro, diciamo, ci sono cose più basilari da sbloccare. Posizionare una nuova colonia, vedete che adesso la colonia è sparita, ma perché il tutorial è, non è niente di... Qua in alto possiamo andare a spendere, abbiamo 3 di popolazione, ne spendiamo 2 per creare una colonia e ce la fa mettere qui, perché ci vuole far fare le cose fatte bene. In questo caso abbiamo... Non è una gran zona, perché vabbè, volessimo scavare non arriveremmo qua alla montagna, quindi... Però il gioco qui ci vuol far produrre un altro tipo di risorsa. Qua possiamo andare nella colonia e andare a potenziare... Vedete? No, non qua. Adesso... Cliccando qui sulla torre, l'aguglia, possiamo andare ad aggiornare il raggio della colonia che diventa più grande ancora. Ora possiamo fare la produzione di acqua. E la produzione di acqua è molto simile a quanto abbiamo visto prima per quanto riguarda le lastre di pietra, perché qui andiamo a fare la ricerca, ricerchiamo la raccolta delle provviste. Questa invece è una ricerca basilare e qua abbiamo l'acqua. E l'acqua la possiamo andare a posizionare qui, vedete che ci andrà 5, 7, 6, 5... 6, vediamo se c'è dell'altro. Vedete, in alto abbiamo 13, dobbiamo farne un tot, ce ne chiedeva, non mi ricordo, 30 d'acqua. Abbiamo 13, la dovremmo mettere probabilmente su tutte le zone. 33, volessi fare le cose in grande ne metto un'altra, ne ho 38. Ok, ora estraiamo l'acqua. Ok, adesso aspettiamo che mi dica cosa fare, mi muovo dove dalla freccia, vedete che qua abbiamo un'altra colonia. E qua inizia una meccanica molto interessante, perché è la meccanica del laser. Praticamente ci permette di trasferire da una colonia, che magari ha come unica fonte l'acqua, trasferire quest'acqua a un altro villaggio che magari non ce l'ha. Praticamente uno dei laser, ok, gli uccellini faranno cadere la magia. Ok, che poi alla fine è anche tradotto piuttosto bene, ci sono giusto un paio di parametri, infatti quando li vedo dico è una traduzione automatica, poi in realtà è tradotto piuttosto bene. Tante volte traducendolo a mano, così come col traduttore automatico, non si sa il contesto e si sbaglia. Allora, io scelgo l'acqua e vedete che trasferisce. Tutta quest'acqua è necessaria, il nostro complesso della sauna, cioè la nostra colonia, avrà bisogno di molta acqua. Ok, questa è Samantha che parla, quindi... gliene mancherà ancora probabilmente. Qua abbiamo un'altra estrazione di acqua. Ora il gioco ci fa provare a piazzare il laser, vedete che lo potete muovere col tasto R, si sceglie la direzione. In questo caso ne metto uno lì e uno qua che si puntano reciprocamente, quindi possiamo andare a trasportare l'acqua. Vedete che qua c'è nella mappa dall'alto il riassunto e quindi qui dico: volete acqua? Sì, gliene porto alta. Quindi vedete qua 0 perché la stiamo mandando tutta di là. Ci serve ancora qualcosa per la jacuzzi, voglio dire, serve ancora più acqua. Ok, ne abbiamo ancora di più, bisogna ancora di più. E ora veniamo introdotti a una meccanica diversa, geniale. Vedete, qui non sono messi, i laser non si incontrano. E c'è anche un altro problema,
volessimo mettere qualcosa lì in mezzo non possiamo, perché quella zona lì in mezzo dove c'è la freccettina gialla che punta verso il basso è una zona neutra, cioè non è all'interno dei confini di nessuna città. Quindi dovremmo espandere i territori della città oppure utilizzare questa genialata che il dottor Gunther ha studiato per noi. Infatti useremo una catapulta a specchio. E adesso vi faccio vedere. Questa è carina. Questa mi è piaciuta parecchio come cosa. Qua possiamo pensare a una catapulta che vedete la butta di là. Quindi la catapulta la piazzo qui. Mi occupa due spazi alla fine perché la catapulta resta ferma qui. Ha buttato lo specchio lì. Andando ora sullo specchio possiamo ruotarlo e permettere il riflesso. E quindi andare a trasferire ulteriore acqua da uno all'altro. E ne hanno ora 178. E quindi hanno prodotto praticamente tutto. Ora, inizia l'ultima fase dell'addestramento, giusto per avere una panoramica completa del, tutto, del gioco di Scorchlands. Ed è la panoramica su, appunto, i combattimenti che non sono propriamente a turni, ma io premo uno e genero la mia unità, poi ne controlleremo più di una andando avanti. E ognuna ha le sue linee verdi, vedete, intorno. Se mi muovo dove ho mosso un'unità, questa si sposta. E per battere i nemici funziona, devo approfondirlo perché non lo so proprio benissimo, ma mi ha ricordato molto un puzzle game, perché noi dobbiamo, vedete ci sono barre rosse, se ce ne sono più rosse che verdi l'unità viene eliminata, quindi la nostra, vedete, è sotto minaccia, in questo caso siamo sotto minaccia reciproca, quindi abbiamo una verde a testa e una rossa a testa. Ma in questo caso andremo a mettere un po' di... Vedete, in questo caso va così. Ma se io seleziono questa, o premo 1, la faccio muovere, e la faccio muovere vicino a me influenza sia me che lui. E vedete che in questo caso lui ne ha due rosse e noi ne abbiamo due verdi. In questo caso andiamo a eliminare il nemico. Ma non è finita. Ce ne sono altri dei nemici. Quindi io mi muovo sempre liberamente, ma premo 1 e muovo il mio amico qui. Se io muovo l'amico e mi sposto su di lui, si sposta nella casella a fianco. Questa potrebbe cambiare un pochino i risultati. Il cristallo in mezzo ai mostri ci fa capire, il tutorial ci spiega, che potenziano i nemici, e quindi eliminando il cristallo elimineremo tutto il gruppo di nemici. Quindi in questo caso dobbiamo andare a posizionarci. In questo caso premo lui, vado qui, lo elimino. In questo caso poi io gli dico vai qui, e io mi metto qui, e dovremo riuscire a eliminare il cristallo. No. Perché no? Perché lui forse lo devo mettere qui e qui. No, lui dietro, forse. No, no, bastava andare di sopra, ok. Sono entrato a prenderlo e basta. E eliminando questi nemici abbiamo riconquistato parte di territorio che vedete si è terraformato da vulcanico a, diciamo, erboso. Ora andiamo a prendere anche questi. E per fare questo... il problema è che questi sono nemici parecchio forti, e il gioco ce lo dirà a brevissimo. Questi nemici hanno una resistenza maggiore, e quindi abbiamo la necessità di avere dei compagni che andiamo subito a prendere, perché il gioco ci fornisce di base. Poi sarà da vedere in gioco come. Premo il 3, lo posiziono lì, posiziono il 2 qui. Vedete che lui ha due bande verdi, in questo caso andiamo pari. C'è anche lui, prendo il 3, lo metto qui. E lo eliminiamo. In questo caso vado a prendere questo ed elimino tutto. E abbiamo conquistato un altro territorio. Quel cristallo, se lo prendi, lo tieni un minuto di troppo, finisce sulla luna. E infatti è quello che è appena successo. E quindi questo è lo scopo ultimo della missione. E questo decreta la fine del tutorial. E quindi questo ci riporta di nuovo qui. Abbiamo la possibilità di moddare il gioco e di scegliere ovviamente la lingua che c'è. Vabbè, c'è l'italiano, adesso non c'era qui, ok. E praticamente il gioco è uscito in 1.0, siamo in 1.0.3. Il gioco è molto interessante e mi ispira molto perché, per quanto abbiamo visto com'è l'inizio della partita, e per quanto abbiamo provato tutto il tutorial vedendo le meccaniche molto superficialmente, non sappiamo altro. Nel senso che il gioco, le meccaniche base sono queste, però è molto più profondo di quello che sembra. Io spero di avervi portato un titolo che non conoscevate. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!